11 in questo istante di questo 9 settembre 2022, questo per ricordarvi che siamo rigorosamente in diretta anche oggi con il nostro tempo d'estate. Paolo Rossi in studio, Antonio Lalla e Vito Ciavarella dall'altra parte delle camere, o meglio in regia. E, allora, abbiamo parlato di dispersione scolastica, grazie alla nostra ospite nella prima parte del nostro appuntamento. Adesso immaginiamo di essere o in Piemonte o in Valle d'Aosta, ci imbattiamo in una bella chiesa rurale chiusa. Come fare per visitarla? Beh, da oggi c'è un'app che permette di aprire le porte di queste chiese. Ne parliamo con il coordinatore del progetto Chiese a Porte Aperte, Roberto Canu, in collegamento Skype con noi. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Chiese a Porte Aperte, un'app appunto che permette di entrare in maniera autonoma in questi edifici ecclesiastici. Innanzitutto, com'è nata questa idea, Roberto? Allora, devo fare una premessa: è stato fatto un lungo lavoro dagli uffici diocesani e dalla Consulta regionale per i beni ecclesiastici per formare dei volontari e rendere maggiormente fruibili tanti luoghi che sono presenti sul territorio. E quindi è stato fatto un grosso lavoro con le comunità. A un certo punto, però, ci siamo anche resi conto che i flussi di pubblico, di visitatori, di fedeli in questi luoghi è chiaramente presente in alcuni momenti e non è costante. E quindi sarebbe stata davvero una cattiveria far stare i volontari in alcune giornate d'autunno quando magari non viene nessuno. Allora abbiamo dato a questi gruppi di volontari un sistema per poter ampliare l'offerta, e quindi quando non ci sono loro si può entrare autonomamente appunto con questa semplice modalità. È un'app che permette di aprirsi in autonomia alle chiese. E all'interno poi dei luoghi abbiamo creato un sistema di narrazione, di illuminazione con delle musiche, luci e suoni che permettono comunque, anche in assenza del volontario, di comprendere quello che si sta vedendo. Ecco, questi che vedete sono alcuni dei Sì. luoghi, è proprio il territorio italiano dove si mescola natura e cultura, dove si mescolano storie, passaggi, pellegrini, e quindi è veramente. L'idea era quella di poter provare a rompere il circolo vizioso della porta chiusa, quindi questi luoghi non sono accessibili, che poi non era vero, perché noi non apriamo chiese chiuse, apriamo solo chiese dove già c'erano delle comunità curanti, delle persone che volevano bene a questi luoghi, e abbiamo dato a loro uno strumento, un supporto per ampliare questa possibilità di apertura. Allora, in queste immagini abbiamo visto, Roberto, la possibilità di scaricare quest'app sul proprio smartphone. Oggi tutti ne abbiamo uno, e attraverso un QR code poter entrare in queste chiese, come appunto dicevi tu, non chiuse, ma in qualche modo già sono appannaggio appunto di comunità. Dovremmo avere un video che prego la regia di mandare in onda, in cui si vede proprio come funziona questo. Ce lo vuoi spiegare, ecco, anche Sì, tu. questo è il tutorial che è presente sul portale di Città e Cattedrali. È veramente molto semplice. Ovviamente bisogna avere uno smartphone, ma non tutti ce l'hanno, ma la maggior parte di noi oramai ce l'ha. Ecco, vedete come funziona. Si scarica l'app che è gratuita, e funziona sia nel mondo Android che nel mondo iOS, quindi degli iPhone. E ci si iscrive per motivi di sicurezza, bisogna dare Certo. anche i propri dati personali, poi dentro c'è anche un sistema di videosorveglianza, e ci si iscrive e poi arriva una mail di conferma, e da quel momento in avanti è come se noi dessimo la chiave di questi luoghi alle persone interessate. Quindi qua vedete la scheda proprio dove si deve, che deve essere compilata, un piccolo Certo. format, e quindi è tutto molto semplice. A quel punto basta prenotare la propria visita. Le visite, tra l'altro, sono in esclusiva, nel senso che ciascuno può prenotare il suo slot di tempo, la sua mezz'ora, e in quella mezz'ora andrà lui con il suo gruppo di amici, familiari, e non entrerà nessun altro. E poi davanti alla chiesa c'è il biglietto che viene, questo biglietto virtuale, ripeto, è gratuita sia l'app che l'ingresso. Vedete qua il sistema per prenotare il biglietto, e per aprire la porta basta poi ecco, inquadrare il QR code che viene generato,
il sistema riconosce che la persona è davanti alla porta, quindi non si può aprire a distanza, e la porta magicamente si apre. Quindi è Straordinario. un sistema, sì, di una semplicità anche estrema. Poi, ripeto, l'elemento qualificante, oltre alla funzione dell'apertura, è questo pulsante che permette di aprire una narrazione, uno spettacolo di son e lumière in tre lingue, che quindi le luci illuminano il particolare dell'affresco di cui si sta parlando, le musiche aiutano a immergersi in un'atmosfera e le parole permettono di capire quali sono le storie raccontate su queste pareti. E si crea anche, come dire, un modo intimo e quasi una visita privata in queste chiese, come se ognuno di noi avesse a disposizione una guida che l'accompagna in questa visita. Quindi decidiamo noi quando andare, prenotare appunto questo ingresso, andare con amici. C'è un limite di persone oppure comunque è sempre riservato a pochi gruppi? O dobbiamo specificare nella prenotazione con quante persone arriviamo a visitare la chiesa. Si deve specificare, nel periodo ovviamente della pandemia abbiamo messo un contingente di persone all'ingresso, stiamo superando questa fase, per cui in realtà si può andare nel gruppo in cui si è, Certo. entrano anche gruppi con i pullman, insomma. Poi questi luoghi sono anche, hanno delle dimensioni in alcuni casi più ridotte, ma si può andare come si vuole. È veramente un modo di vivere il territorio, la storia, la fede. In libertà, Sì. perché davvero si può decidere come andare, in sicurezza, ma anche con questa guida virtuale che aiuta davvero a fare un'esperienza di visita, noi crediamo, gratificante. E certo, a entrare, a penetrare proprio nella storia di questi luoghi. Sì. Stiamo vedendo delle immagini delle chiese e dei paesaggi meravigliosi, Piemonte e Valle d'Aosta. Quindi ecco, per il momento quest'app è attivabile solo in alcune chiese, immagino, di queste due regioni. State pensando di esportarla? O magari qualcuno vi ha già chiesto la possibilità di prendere in prestito questo progetto? Allora, sì, abbiamo avuto, sta crescendo anche un po' la notorietà di questo sistema e da molti territori ci stanno chiedendo di poter collaborare e stiamo valutando la possibilità di farlo. Noi saremmo ben lieti di poter ospitare la piattaforma, è già strutturata anche per un sistema interregionale e addirittura si può anche andare oltre il patrimonio ecclesiastico. Già adesso abbiamo aperto una torre, ma piccoli parchi archeologici, beni demo-etnoantropologici, è un modo davvero di rendere accessibile e fruibile questo enorme patrimonio che abbiamo sul territorio in maniera semplice. Quindi credo che sarebbe interessante anche fare un'esperienza oltre queste due regioni, dove ad oggi sono aperti 32 luoghi, ma entro l'anno saranno quasi 50, insomma, si sta moltiplicando le opportunità. Allora, abbiamo anche visto il sito internet cittaecattedrali.it, sul quale è possibile non solo leggere e avere altre informazioni su questo progetto, ma appunto scoprire anche come fare per scaricare l'app e per visitare questi luoghi meravigliosi. Per il momento in Piemonte e in Valle d'Aosta, ma speriamo appunto che presto possa essere attivo questo progetto su tutto il nostro meraviglioso territorio italiano. Intanto ringrazio Roberto Camu, coordinatore del progetto Chiese a Porte Aperte, per essere Grazie stato con noi. Grazie per la chiarezza, con la quale ci ha raccontato e spiegato di questo progetto. In bocca al lupo, magari ci risentiremo più là per avere altri aggiornamenti su come sta andando, su come sta evolvendo. a voi. Volentieri, grazie a voi. Aggiungo solo velocissimamente Prego. un'ultima cosa. Questi luoghi sono anche accessibili un po' per tutti, ovviamente sono su territori dove l'accessibilità per persone che hanno difficoltà motoria non è sempre semplice, però in tutti questi luoghi c'è anche un pannello tattile e c'è la traduzione della narrazione anche in linguaggio LIS, quindi anche gli ipovedenti e i non udenti possono godere di questa possibilità. E abbiamo anche delle tavole in alcuni luoghi in comunicazione alternativa aumentativa per le persone con disabilità cognitiva, quindi penso alle persone autistiche. Quindi è veramente un percorso di accoglienza per tutti.
Ecco, grazie per averlo specificato, per questa importantissima aggiunta. Grazie ancora a Roberto Canu per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. E allora, davvero molto interessante il progetto Chiese a Porte Aperte, quando la tecnologia davvero è al servizio. Tra l'altro, volevo dire, è molto facile appunto utilizzare quest'app, ci riuscirebbe anche un bambino, ma oggi i bambini che sono nativi digitali in qualche modo dovranno insegnarlo loro ai genitori. Quindi avere un bambino nel gruppo che possa scaricare quest'app e utilizzare il QR code credo che sia ancora meglio, ci riesce meglio di un adulto. Allora, 10 minuti dopo le 11 è arrivato il momento di fermarci qualche istante, di nuovo una pausa e poi torneremo insieme per uno spazio dedicato agli approfondimenti per ascoltare le parole di Don Francesco Armenti con dritto al cuore, poi minuto con Padre Pio e vi ricordo alle 11:30 la Santa Messa in diretta dalla Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.